Ferrari che ci ha portato a 5 arresti e all'esecuzione di 9 presentazioni. Si tratta di un'organizzazione, un'associazione delinquere che ha sfruttato la prostituzione di numerose cittadine cinesi clandestine. Ovviamente in tal modo anche favorendo la permanenza clandestina delle stesse ragazze. Quindi, operazione, come avete visto, Leno Nell'Oriente. Questo è più o meno lo schema riassuntivo in un'unica slide, sostanzialmente, delle risultanze di tutta l'attività investigativa. I nomi che ho inserito sono quelli corretti per quanto riguarda i responsabili. Sostanzialmente c'erano due gruppi, in un caso Cesare Micchi. Cesare è un quarantenne, giusto? Della provincia di Torino. Michi è una cittadina, anche lei clandestina, cinese. I due con il supporto di Ennio, che invece è un sessantenne, mi sembra, sempre della provincia di Torino, hanno gestito la maggior parte di queste abitazioni. Abbiamo verificato nel corso dell'attività investigativa che appunto le case che loro gestivano erano sicuramente queste qua indicate, quindi spaziando più o meno in tutto il Piemonte, provincia di Cuneo, abitazioni a Torino città, in provincia di Torino, quindi Moncalieri, Collegno, a Novara, via Ricci e via Valsesia. In particolare poi la parte diciamo più a destra era Monica, invece anche lei è una cittadina cinese clandestina. Salvatore invece è un soggetto che più o meno alla pari di Ennio, anche se diciamo forse un ruolo un po' maggiore l'ha avuto rispetto al fiancheggiatore Ennio, e aiutava nella gestione appunto delle abitazioni. Salvatore quanti anni ha? Salvatore 58, 60, una cinquantina d'anni anche lui. Allora, il tutto è cominciato, come vi dicevo, a novembre dell'anno scorso, da ovviamente qui da Novara, dall'abitazione di Via Ricci. A seguito di segnalazioni da parte dei residenti che avevano, come capita diverse volte, appunto così segnalato che c'erano dei movimenti strani in quell'abitazione, e poi chiaramente diciamo da un'attività nostra di consultazione di quelli che vedete ad esempio in questo caso annunci pubblicitari su vari giornali periodici e anche su internet. Quindi siamo arrivati a questa abitazione di Via Ricci e abbiamo rapidamente verificato che nell'abitazione, nel giro di poco tempo, erano cambiate diciamo le occupanti. Chiaramente gli annunci sono per massaggi, è chiaro che non c'è una completamente esplicita diciamo pubblicità dell'attività comunque non regolare, e quindi abbiamo verificato, come vi dicevo, già da subito che nel giro di pochi giorni erano cambiate le ragazze all'interno dell'abitazione. In un caso, la prima volta abbiamo verificato che si trattava di una cittadina irregolare, nel secondo caso invece era anche regolare. Quindi da lì, con appostamenti e con intercettazioni telefoniche, abbiamo potuto ricostruire appunto questa struttura dell'organizzazione criminale, che appunto ci ha fatto capire che le ragazze ovviamente non si prostituivano da sole, ma venivano interamente gestite da questi soggetti. Questi soggetti qua in particolare svolgevano tutte quelle attività strumentali appunto alla prostituzione delle ragazze. Quindi gestivano i telefoni che venivano pubblicizzati per i contatti, quindi prendevano gli appuntamenti con i clienti e ovviamente tenevano poi direttamente stretti contatti con le ragazze per riferire poi degli appuntamenti che erano stati presi.
In più queste ragazze, vi ho detto, per la maggior parte erano clandestine, quindi non uscivano quasi mai di casa per non rischiare di essere sottoposte poi al controllo di polizia e essere eventualmente espulse. Quindi i membri di questa organizzazione chiaramente le approvvigionavano di tutto, dal mangiare ai vestiti, ovviamente, quindi insomma abiti succinti che chiaramente utilizzavano nell'esercizio della prostituzione, preservativi in quantità industriali, creme e cose varie. Ed è chiaro che poi la condizione di clandestinità di queste ragazze era anche diciamo un elemento a favore dei membri dell'organizzazione, nel senso che è chiaro, no, che la clandestina, sapendo di essere una condizione decisamente precaria e a rischio espulsione, è più facilmente controllabile piuttosto che insomma, una persona che eventualmente può viversi in un grado segnalando lo sfruttamento. Come dicevo, quindi comunque la pubblicità veniva fatta non solo sui giornali ma anche con annunci su internet. È per questo che diciamo è significativo anche il fatto che ho messo qua a riprova diciamo di questo anche uno dei computer sequestrati a uno degli arrestati, che proprio si occupava in particolare dell'inserimento su internet degli annunci. Ovviamente i proventi erano decisamente ingenti. Questo è proprio solo un esempio di quanto fruttava ai membri di questa associazione a delinquere lo sfruttamento della prostituzione di queste ragazze. Il pagamento insomma, per ogni prestazione andava con meno dai 30 ai 50 euro. Poi gli affari variavano, diciamo anche dalle 5-6 persone al giorno alle 10 persone al giorno per ogni abitazione. Ecco, per ogni abitazione, quindi potete capire insomma già in un giorno solo quanto guadagno riuscivano a incamerarsi queste qua. Ovviamente poi da questi soldi dovevano sottrarre le spese di affitto, le spese varie di gestione dell'abitazione, una piccola parte andava anche alle prostitute, chiaramente percentuale molto nuovo rispetto al guadagno che facevano molto di più. Una cosa da evidenziare poi che erano queste ragazze, come vi dicevo, assolutamente nelle mani completamente dei loro sfruttatori, delle loro sfruttatrici, che non si sono fatti scrupoli anche a ovviamente a imporre a queste ragazze di avere rapporti sessuali anche senza nessun tipo di protezione nel caso in cui il cliente chiedesse questo tipo di prestazioni. Non abbiamo accertato una condizione di questo tipo, però ieri sono anche parlando un attimo informalmente con le persone coinvolte, è chiaro, tutto questo porta non solo a rischi elevati di contrarre malattie, ma anche ovviamente a rimanere incinta, e insomma sappiamo che poi il giro degli aborti clandestini purtroppo è una realtà. Non siamo riusciti a, diciamo, a raccogliere nessun tipo di elemento in questa direzione, però ovviamente le condotte così come venivano portate avanti sono facili da non certo.